Siamo con il direttore sportivo Giuseppe Figliomeni. Direttore, è arrivata la decisione di esonerare Panarelli e di portare in panchina De Sanso. Ci spiega un pochettino i motivi di questa decisione. Ma innanzitutto dico che mi dispiace tanto perché quando si esonera un allenatore è una sconfitta un po' per tutti. Chiaramente la nostra situazione di classifica nelle ultime settimane è un po' andata male perché tre sconfitte consecutive non le avevamo mai subite durante il campionato, eravamo fermi a due. Diciamo come sconfitte consecutive, abbiamo perso la posizione dei playoff, che era quella che volevamo mantenere. Fino a 3 giornate fa, dopo il 4-0 del Manfredonia, eravamo a più 1 sul Casarano, al quinto posto, e a meno 4 dal Martina, secondo in classifica. Oggi ci ritroviamo purtroppo a meno 6 dai playoff. Per forza di cose, abbiamo deciso di dare una scossa all'ambiente, alla squadra, dare motivazioni nuove. Sperando di chiudere al meglio possibile, anche se mancano solo 4 partite, perché è giusto chiudere bene un percorso lungo come quello che è stato quest'anno. Ha inciso la decisione di portare in panchina De Sanso, che conosce comunque gran parte della squadra, oltre che comunque la conoscenza con lei, perché è un aspetto fondamentale a quattro partite dalla fine. Sì, ha inciso e sono andato subito dritto sul mister De Sanso appena abbiamo deciso come società di fare questo cambio, perché so bene quello che può dare, so che conosce quattro calciatori dentro questa rosa che ha già avuto le sue dipendenze, quindi aiuterà lui a entrare bene nello spogliatoio dato che manca un mese. E i ragazzi hanno stima di questo allenatore che hanno già avuto, quindi sicuramente può dare tanto sotto l'aspetto mentale, soprattutto che c'è bisogno in questo momento, e ha grandi motivazioni per finire al meglio qui a Matera. La classifica parla chiaro, come ha detto prima, 6 punti dai playoff, però anche dietro ci sono squadre a meno 3 dal Matera. Forse la priorità è quella di conservare il sesto posto, visto che comunque i playoff si sono allontanati e al momento sembrano un vero tabù. Ma guarda, la priorità ad oggi è quella di lottare fino all'ultima giornata, di ritrovare in noi stessi quella fiducia, quella forza che abbiamo avuto fino a 3 partite fa, quella autostima che mi preme tanto di voler rivedere. Quindi, al di là di quello che sarà il posizionamento, che mi auguro sia il migliore possibile per noi, oggi è importante dare un segnale sotto l'aspetto del senso di appartenenza, che è quello di dare tutto per Matera.